Dunque, adesso inizia una serie di testimonianze che dalle parti più diverse del mondo. La prima sarà dal Cile. Un prete gesuita, Pedro Labrini, che invito a venire qui, che ci racconterà. Buongiorno. Bene. Molto piacere di accoglierla. Vive e lavora in Cile ed è assistente nazionale della Christian Life Community e fin dalla sua fondazione ha accompagnato il più possibile le persone gay, lesbiche, non so se voi usate la formula più ristretta. Meglio, ecco, va bene. Allora, LGBT nella Chiesa Cattolica. Ecco, allora che cosa succede in Cile? Qual è stata la sua esperienza? Quali sono stati i suoi interventi a favore della diversità sessuale? E qual è stata la risposta che ha trovato non solo nelle autorità ecclesiastiche, ma anche nella popolazione, negli altri parrocchiani? Ecco, questo ci interessa vedere appunto l'esito anche di questo suo lavoro. Buongiorno a tutti, vi chiedo scuse. Allo? Pronto? Ah. Vi chiedo scusa per il mio italiano, ma non parlo l'inglese. Grazie per l'invito. Ho intitolato questa piccola espressione con un versetto del Salmo 126: chi semina nelle lacrime mieterà con canzoni. PADIS, pastorale della diversità sessuale, è un germoglio della Chiesa Cattolica in Cile, un frutto della stessa Chiesa che si rinnova e si trasforma ogni giorno per il lavoro missionario dello Spirito Santo. Così viene intesi da noi, che ne formiamo parte sia come persone GLB o come padre e madre eterosessuali con figli GLB o come religiosi e religiose laiche che accompagnano questa meravigliosa esperienza del Vangelo. Non abbiamo ancora tra noi ti, ma siamo aperti. Riconosciamo l'ispirazione dello Spirito Santo in molti richiami che, sebbene hanno dei protagonisti diversi, misero in evidenza a partire dall'anno 2009 una inequivoca convergenza all'interno della comunità di vita cristiana in Cile, CVX CLC. Oggi, dopo 6 anni, dai fatti non si indebolisce in noi il sentimento di ammirazione verso la salute spirituale di questa comunità, ufficialmente cattolica, che nel sostegno a PADIS rispecchia la sua profetica disposizione per riconoscere ai nostri giorni la volontà di Dio ed il coraggio di accoglierla, mettendola in pratica. CWX rappresenta una vera luce in mezzo a tante altre comunità che hanno preferito sacramentare vecchi costumi e non pochi affetti disordinati. Optando finalmente per affermarsi in un muro di separazione, segnando il limite dell'inclusione che in modo irrazionale si traduce in condanna e censura verso qualsiasi espressione diversa della sessualità umana. Tutti i segnali di richiamo vennero della Chiesa. Prima furono Francesco, Pablo, Alberto, Cristóbal, Tomás, Rafael, Sebastián, Víctor, Héctor, a costituirsi in comunità di preghiera e vita nell'intimità delle loro case e nell'anonimato pubblico. Sebastiano e Quad, uno spazio per integrare nelle loro vite la fede e la loro sessualità omosessuale. Ognuno di loro si resisteva internamente a essere costretto ad accettare la repressione della propria sessualità come unica via spirituale virtuosa. Ci doveva essere un punto di comunione tra quello che essi erano nel più intimo ed il piano di Dio
nella loro vita che non si può separare mai dal proprio modo di amare. In una clandestinità ingiusta, la vita della comunità doveva essere segreta, perché non tutti avevano reso pubbliche le loro orientamenti sessuali e perché l'ostilità dell'ambiente ed ecclesiale assicurava loro un abuso gratuito al momento dell'esposizione. Erano tempi personali e comunitari ancora ambigui, nei quali non si finiva di risolvere per tutti ed ognuno un dilemma tra pubblico e privato, tra cattolico ed ecumenico, l'agire secondo la coscienza o secondo una dottrina nello svolgimento della loro vita affettiva e sessuale, eccetera. Lo spirito fu in grado di chiarire le cose senza premura, come in un micro sinodo dal quale emerse la volontà di rendere visibile la sua esistenza come cristiani omosessuali, cattolici. Prima, bussando alla porta del mio ufficio per domandare se CWX CLC sarebbe stato uno spazio dove verrebbero usate le formulazioni della dottrina cattolica per aggredire gli omosessuali e fomentare così l'omofobia nella Chiesa e dopo per condividere il desiderio di richiamare altri uomini e donne con orientamenti omosessuali e identità di genere diverso che desideravano riconciliarsi con la loro spiritualità in uno spazio di Chiesa pubblico e nello stesso tempo protetto. Così nacque ciò che all'inizio fu chiamato semplicemente Sabati, agli occhi degli altri una riunione misteriosa che si teneva a ore strane, quando la sede di CWX CLC era vuota. La tensione emozionale delle prime riunioni rimarrà segnata per sempre in ognuno di noi. Era tutto molto, molto strano. Durante le riunioni ci sentivamo liberi, però avevamo paura. Credevamo in ciò che ci stava succedendo, però chiedevamo se ciò era corretto. I religiosi accompagnanti fummo interpellati molte volte con domande riguardanti a ciò che dicevano le nostre congregazioni religiose, o il vescovo tale, o il sacerdote quale. In quelle domande si sentiva la sfiducia protettiva. Per la maggioranza, la realtà era stata dura dentro la Chiesa, e di fronte a quei traumi la nuova situazione sembrava una chimera o una pompa di sapone, soggetta a rompersi in qualsiasi momento per un atto di autoritarismo e per la rivelazione improvvisa delle vere intenzioni dei dirigenti. Dicevano, qui tutto va bene, ma quando ci verrà detto che dobbiamo essere celibi? Nelle prime riunioni ci bastava un versetto del Vangelo affinché ognuno si sentisse in fiducia per raccontare la propria storia di omosessuale cristiano. Per tutti. Fu la prima volta che fummo in grado di parlare della nostra intimità di fronte a uno specchio. E ciò che è più importante, la prima volta che lo specchio diventa una presenza umana, di fratello o sorella, disposto a rispondere col suo testimonio tutti i dubbi di identità, rimaginando nello stesso tempo vecchie ferite che nella desolante solitudine dell'esclusione non avevano mai trovato un corretto drenaggio. Ben presto, incominciarono ad arrivare le donne, prima Cecilia, Claudia, Inés. Con loro imparammo a conoscere le difficoltà di visibilità e riconoscimento delle lesbiche, più che per il suo orientamento, per il fatto di essere donne. In una cultura ancora patriarcale e maschilinista, il cui stampo si sposta con dolore anche nel mondo della diversità sessuale. Per i gay è stata una scoperta difficile da assumere, che l'orientamento gay non esime da replicare alle condotte sessisti. Sono le donne di Padis che ci hanno insegnato con forza e tenerezza. Personalmente
Ebbi il coraggio di dire che ero disposto ad accompagnare il cammino che mi veniva offerto dalla comunità gay nelle catacombe. Non ebbi dubbi rispetto a quello, ma sì una profonda sensazione di fragilità per sentirmi privo di qualsiasi risorsa. Paura dell'intuire che questo coinvolgimento avrebbe portato pure nuove conoscenze sulla mia propria sessualità. Non dubitavo della mia eterosessualità, ma non sapevo come sarebbe stato viverla tra omosessuali e lesbiche. Era impossibile dire di sì senza essere disposto a percorrere una lunga strada di presa di coscienza di tutti i miei affetti, le mie fantasie, le omofobie, timori ed esposizione a stimoli erotici nella mia particolare e volontaria condizione di celibe. Cosa sarebbe accaduto se la conversazione mi togliesse dall'ambito della comodità affettiva nel quale mi trovavo fino a questo momento, con le cose relativamente risolte e senza grandi conflitti? La paura si allontanò presto e si trasformò in convinzione assoluta. Una chiesa, una società inclusiva, non può recarci altro che cose buone sia per le persone GLB come per gli altri. Stavo sperimentando da parte di tutti loro la riconoscenza allegra e rispettosa di ciò che ero io, e così io stesso incominciai a riconoscere ciò che ognuno e ognuna era senza stereotipi. Ben presto ebbi l'esperienza di sentire la mia eterosessualità celibe onorata e rispettata tra omosessuali e lesbiche, al tempo che allontanavo ogni fantasia anteriore di abordaggio pericoloso o aggressivo alla mia intimità. Ma ciò che stavo iniziando non poteva essere vissuto in forma individuale, perciò ne parlai con il padre Gabriel Roblero e nello stesso tempo Tomás e Juan Pablo parlarono con Suor Maria Eugenia Valdés Quena, religiosa del Sacro Cuore di Gesù. Ambi senza dubbio accettarono con entusiasmo. I tre sapevamo subito che stavamo ottenendo un regalo speciale che non potevamo rifiutare. Il Vangelo stava bussando alla porta dei nostri cuori, e lo stesso provarono dopo padre Pablo Romero, padre Tony Mifsud e suor Bernardita Zambrano. I gesuiti e Quena Valdés parlammo con i nostri rispettivi superiori per informare loro della nostra avventura. Sapevamo che dovevamo farlo e ci faceva felice rispondere in allegria, però eravamo certi che giocavamo col fuoco. Stavamo per entrare in una terra completamente sconosciuta, dai cui abitanti avevamo soltanto alcuni segni ideologici negativi proprio della formazione dottrinale e scarsa esperienza di incontri veri. La risposta dei nostri superiori religiosi non soltanto ci diede una conferma, ma ci spinse a dire di sì, lasciandoci in partenza un grande insegnamento che in Padis cerchiamo di impersonare di fronte a ogni circostanza. Il Vangelo e la missione della Chiesa devono essere trasparenti. Non si accettano doppi giochi né manipolazioni interessate. Se avessimo visto che il cammino iniziato mancava di un supporto dottrinale adeguato ad arreggerci, non ci saremmo fermati. Semplicemente saremmo tornati al Vangelo per pregare e cercare la risposta. Nello stesso modo, si scuterebbe la nostra coscienza personale con un atteggiamento da umile credente e finalmente si agirebbe in forma trasparente di fronte a coloro che hanno la responsabilità della conduzione della Chiesa. Dall'inizio abbiamo provato che la nostra qualifica per appartenere alla Chiesa non proveniva dalla nostra adeguazione al catechismo o al precetto, se non che al limitato regalo dell'amore di Dio
che attraverso il sacramento del battesimo ci fece integralmente le sue figlie e i suoi figli per sempre. Il primo passo fu parlare con i presidenti nazionale di CIWIX, il regionale di CIWIX, ambi e tutti dicerono: avanti, finalmente dobbiamo farlo. Vorrei includere qui un aspetto di contesto che è essenziale per capire la nostra realtà in America Latina. Il sangue dei martiri è ancora fresco e sono stati loro, uomini e donne maggiormente laici, coloro che ci hanno aiutato con la loro vita a capire che cosa ha voluto dire il Concilio Vaticano II con l'espressione Chiesa, popolo di Dio, intimamente legata alle gioie e alle speranze di tutta l'umanità. Loro ci hanno fatto vedere che essere cristiano equivale all'impegno totale nella liberazione umana contro ogni oppressione ingiusta, sempre dal basso, dagli esclusi. Quel fertile humus di cristianesimo crebbe nuovamente nel 2012, dovuto al brutale martirio del giovane omosessuale Daniel Zamudio, in Cile, aggredito da un branco umano ubriaco di omofobia, povertà e violenza. Daniel non morì per volontà di Dio, morì per la volontà del peccato. Per il suo sangue sensibilizzò tutto un paese che assistette attraverso la TV alla sua agonia e tra l'altro aprì nuove strade di accettazione a Padis. A questo punto, già finisco, insieme a grandi passi provammo nel nostro interno le prime difficoltà. La novità di Padis colse ben presto l'attenzione dei mezzi di comunicazione del paese, piccolo paese. In primo luogo sono stato invitato ad un'intervista presso la CNN locale, CNN, sì, e poi ad un programma di dibattito nazionale in un altro canale di TV. Per quest'ultimo, più popolare, decisi di informare telefonicamente della mia partecipazione il Vescovo di Santiago qualche ora prima. Mi presentai e gli dissi che sarei andato al programma e che avrei affermato pubblicamente il cammino della solidarietà con il mondo GLD. La sua risposta fu un ringraziamento per la gentilezza di avvisarlo e un'avvertenza. Le ricordo che lei è un sacerdote gesuita, perciò qualsiasi affermazione che sia in disaccordo al Magistero della Chiesa in relazione all'omosessualità le comporterà delle difficoltà. Il programma era già stato lanciato ed aveva suscitato grande interesse negli spettatori e in modo particolare tra i membri di Padis. Comunque sia, quella risposta mi mise in serio dilemma. Passare con le mie dichiarazioni alla trincea dei contestatori, ottenendo l'applauso dei progressisti, rischiando con questo il futuro ecclesiale di Padis, o salvare l'esperienza a spesa della mia morte mediatica. Il risultato fu disastroso. Ma nello stesso tempo pasquale. La mia moderazione e esitazione provocarono un grande scalpore nelle reti sociali come causa della frustrazione provocata dal mio modo di attuare. Tuttavia la gente riuscì a capire che non potevo parlare in libertà e finalmente i membri di Padis mi perdonarono comprendendone le ragioni. Sentì il loro perdono nelle frasi di uno dei suoi membri: ho sofferto con l'intimidazione alla quale sei stato sottoposto dagli intervistatori e da lì in poi ti guardai con comprensione. Hai vissuto in pubblico e per un attimo ciò che noi abbiamo vissuto tutto il tempo. Questa intervenzione sarà disponibile per voi perché il tempo è finito, ma manca ancora
una accusazione alla congregazione della dottrina della fede, come questa è stata risolta bene. E qui siamo. Grazie a Pedro Zambrini, non volevo censurare così bruscamente, volevo solo avvertire, insomma, di andare là sulla conclusione, e soprattutto la ringrazio per questo racconto in cui si è messo in gioco, ecco, ha messo in gioco se stesso, e quindi, come dire, ancora più ammiriamo il lavoro che lei ha fatto in America Latina, e le facciamo molti auguri per continuare.